Salve a tutti, ciao Dana e benvenuta sugli scaffali delle librerie italiane. E facciamo questa, appunto, ti abbiamo in collegamento per questa intervista, per questa edizione straordinaria di Lucca Comic di quest'anno, che appunto per la particolare situazione sarà tutta riorganizzata avendo tantissimi collegamenti in streaming che poi potranno essere appunto visti da tutti voi. E purtroppo non potremo essere tutti in presenza da Lucca, ma riusciremo comunque appunto a contattare tantissimi dei nostri autori, e questo appunto è un esempio. Siamo arrivati al di là dell'oceano e appunto adesso siamo qui con Dana Simpson, autrice di appunto questo libro che arriva fresco fresco sui nostri scaffali. Welcome, Dana, to our Italian bookshelves. We're really happy to have you here for this special edition of Lucca Comics, which can't be held in Lucca, but due to all the COVID situation and problems with, which of course you know very well. But all the same, we managed to organize different encounters with foreign authors, just like you, thanks to the powerful media channels. Okay, so welcome on streaming for us. Well, thank you for having me. I'm very happy to be here and I'm excited to do this. This is actually the first I've done a few of these virtual appearances, since the coronavirus thing started, but this is the first one I've done internationally and I'm excited about it. Ok, Dana, ci ringrazia per l'invito, è molto felice di essere qui con noi. È il suo primo evento streaming internazionale. Ha già partecipato a qualche altro evento di questo tipo, ma è il primo oltreoceano. Grazie Dana, e partirei con un brevissimo assunto della tua produzione per i nostri lettori italiani che ti scoprono appunto adesso, ti hanno scoperto da un mese, perché Phoebe and the Unicorn è arrivato sui nostri appunto in Italia solamente da un mese, ma negli Stati Uniti è pubblicato dal 2014 e non è neanche il tuo primo fumetto. Quindi ti chiedo se vuoi fare appunto un breve assunto di come è nata questa tua passione, questa tua produzione. Okay, so Jenna, we would like to know a little bit about your production, because Phoebe and Unicorn, which is translated in Italian as Emma l'Unicorno, has just arrived in Italy just a month ago, but your production dates back to many years ago. So if you want to tell us a little bit about this passion of yours, how you started this work, if you want to talk to us a little bit about your previous books, your production in general, tell us. Okay. Phoebe and her unicorn, or Emma in Italian. Incidentally, it's always interesting to me because Phoebe has had a bunch of different names in different languages. She's Emma in Italian, she's Chloe in Spanish, Bia in Portuguese. I Lucy. know, I know. I looked around to see different names for Phoebe. It's always fun, and I guess that's normal for that to happen, but I'm always really curious what her name is going to be in any new edition of it. In English, Phoebe and Her Unicorn has existed since 2012. It started out as an online comic and it got a newspaper launch about 2 years later and is in a couple of hundred newspapers, and I think just in the US. I think I might have a couple elsewhere, but mostly in the US. The first book came out in 2014, and in English there are now 12 of them. So if this Very good. if the Italian book is popular, there's a lot more. And I have liked unicorns since I was a kid. I've been drawing comics since I was really young. I drew my first comics when I was like 5 or 6 years old. And I'm really excited that this one has traveled the way that it has, that so many people are enjoying it.
Dana ci dice che Phoebe and the Unicorn è nato come una striscia, un fumetto che veniva pubblicato su dei giornali in America nel 2012, poi è diventato un libro nel 2014 ed è stato solo il primo di una lunga serie. Lei è stata appassionata di unicorni e di fumetti, sin da bambina. Il suo primo fumetto l'ha letto a 5-6 anni. Poi all'inizio, abbiamo discusso brevemente del nome, perché Phoebe, è diventata, in tanti altri paesi del mondo in cui il libro è stato tradotto, Bia in portoghese, mi pare, Florin, qualcosa del genere in francese, in italiano è diventato Emma, e questa è una cosa che, la stupisce, la incuriosisce sempre, sempre ogni volta. Poi se ce ne sarà modo, gli spiegherò anche come siamo arrivati a questa decisione. Ok, Phoebe Emma arriva dopo personaggi del calibro di Charlie Brown, Lucy Calvin. Ti senti legata a questi personaggi in qualche modo? Phoebe comes after very famous characters like Charlie Brown, Lucy Comet. Do you feel any kind of connection to these characters? Oh, definitely, yes. I grew up reading that stuff. When I was young, my mother had this big treasury of Peanuts comics, this thick book that she'd had since she was a kid that had these, Charlie Brown and Lucy and Snoopy and all of them from like the 1960s. And I was fascinated by that stuff. And I one of the things that really always fascinated me about it was knowing that one person made it. Because, if you work in television or TV animation or even sort of mainstream comic books, it's sort of a group effort. There's a writer and there's a team of artists, and that's really interesting too. But I was really fascinated by the idea that one person could just have a whole conversation in their head and then bring it to life with art. And when you would read Peanuts, you were sort of reading Charles Schulz's complete vision. And I wanted to make something like that. I thought I'd like to grow up and make comics like this. And I guess that stayed with me. Sì, è proprio così, si sente molto legata ed è sempre stata affascinata sin da bambina da questi personaggi, anche perché è cresciuta in una che aveva a disposizione tantissimi. Mamma aveva una collezione dei Peanuts degli anni 60, quindi lei ci ha proprio vissuta dentro ed è sempre rimasta molto, è sempre stata molto affascinata dall'idea che uno scrittore solo riuscisse a mettere tutto un mondo, tutte delle sue conversazioni mentali in un fumetto, e era la sua ispirazione, è quello che voleva fare anche lei ed è quello che continua a voler fare, era la sua ispirazione. Ottimo. Dana, tu hai scelto appunto come personaggio l'unicorno, un personaggio che è diventato popolare in questi ultimi anni. Ci sono appunto tantissimi libri con unicorni, ma di solito l'unicorno è un personaggio abbastanza sì, magico, ma zuccheroso, tutto stelline. Il tuo unicorno in parte lo è, ma anche qualcosa di molto diverso. Come hai scelto di dare appunto a questo unicorno questa caratterizzazione? Unicorn is very widespread character in literature. There are many examples of it, but we are more used to sugary unicorns. While your unicorn is very different. How did you choose the features, the personality for your unicorn? I think I've always liked taking the way
creatures are supposed to be portrayed and sort of subverting it. Like the comic that I did before Phoebe and her unicorn was called Ozzie and Millie. And Ozzie and Millie, one of the main characters in that comic was a dragon, but instead of being fierce or frightening, he was sort of this eccentric, tea-drinking, old sort of crazy person. He was friendly and funny, and I like doing things like that, like characters, having them be something other than what they're supposed to be. Okay. And unicorns, there's a book called The Last Unicorn by Peter S. Beagle that was my favorite book for a while when I was younger. And I sort of liked the first scene in that book. The unicorn lives alone in the woods, and she lives near a reflective pond so she can stare at her own reflection because she knows that she's the most beautiful and magical creature in the woods. And it's not really presented as funny, but I always thought that it was. I thought, you know, a really arrogant creature could actually be a lot of fun to write about in a comic. And I sort of took that and made it humorous. Okay. Sì, ha scelto di presentare un unicorno atipico, diverso rispetto a quello stereotipato, se vogliamo, a cui siamo abituati, perché gli è sempre, ha sempre trovato accattivante come idea quella di prendere un personaggio con le sue caratteristiche, diciamo, stereotipate più diffuse e sovvertirlo. Ha citato un libro che lei adorava, The Last Unicorn, che all'inizio, insomma, ricorda un po' la scena di inizio di Emma e l'unicorno che si riflette nel lago, però l'ha sempre trovato un personaggio un po' arrogante e, diciamo, ha preso spunto da questa di sovvertire un po' un'immagine fissa che abbiamo di certi personaggi dei fumetti. Ok, anche il rapporto tra Phoebe, Emma e l'unicorno Marigold, che rimane Marigold anche per noi, è molto particolare, perché sono due personaggi che appartengono a due universi completamente diversi. E Emma è una ragazzina umana con tutti i problemi legati e tutte le difficoltà legate alla sua età, e appunto Marigold è questo animale favoloso. E c'è qualcosa che però riesce ad accomunarli, e forse proprio questo essere, questa cosa diversa, essere un po' diversi. Ci vuoi raccontare che cosa è questo elemento che li accomuna? Phoebe and Marigold are quite different. Marigold is a mythological unicorn. She's wonderful, beautiful, and Phoebe is a young girl, very very smart, very witty. So we would like to know what bonds them. They're different, but they get to connect to each other. So what's that let them connect, get into connection? I feel like that's what the first book is kind of the story of, that in the very beginning, Marigold has to be Phoebe's friend because Phoebe makes a wish. Marigold grants Phoebe one wish. Phoebe says, "You have to be my best friend." And then Marigold is sort of stuck and she has no choice in the matter. And she's a little reluctant at first. She's, you know, she would not have chosen to be best friends with a human kid, but she's there and she's best of it. And I think over time, she realizes that what's great about having Phoebe for a best friend is that unicorns are sort of arrogant and self-absorbed and mostly want to talk about themselves. And Phoebe's interested in her and gives her experiences she wouldn't have had otherwise. And there's a sort of pivotal moment early in the second book when Phoebe says, "I don't want you to be here just because you have to be, so I release you from your wish." And Marigold at that point says, "What if I want to be here? Because now that I have gotten to know you and gotten to have some adventures with you, I actually realize how much fun it is being around you." I've said before that
I mean, it's obvious why Phoebe wants to be friends with Marigold. Marigold is magical and beautiful, and who wouldn't want a unicorn for a best friend? But I think in the end, what they both discover is that Marigold needs Phoebe just as much, because Phoebe makes her life so much more interesting. Ok, sì, dunque all'inizio, ci dice Dana, all'inizio di questo primo libro, in fondo Marigold non ha scelta, deve per forza diventare la migliore amica di Phoebe e Emma, perché esaudisce un suo desiderio. Solo che poi col passare del tempo, e Dana dice poi anche nei libri successivi, questo si vedrà, Marigold scopre quanto è bello, quanto è divertente avere questa piccola umana nella sua vita, perché se da un lato è molto facile capire perché Emma è contenta, è felicissima di avere Phoebe come migliore amica, perché chi può vantarsi di avere un unicorno magico, bellissimo, come migliore amico? Più difficile è capire perché un unicorno voglia essere amico di una ragazzina. E invece poi, conoscendosi, anche Marigold riesce ad apprezzare Emma, e c'è comunque qualcosa che le accomuna, nel senso che Marigold, un po' come tutti gli unicorni, è molto orgogliosa, parla sempre di sé, pensa solo a se stessa, e un po' questo aspetto c'è anche in Emma, che ama molto parlare di sé, di quello che le succede. È un tratto che le accomuna e le avvicina. Ok, entrambe hanno due caratteri forti e sono decisamente pungenti. Chi punge di più tra Emma e Marigold? Okay, they have they both have really strong personalities. Who's the Yeah, very who's much. the who's the strongest one? That is an interesting question. The thing about Phoebe and Marigold really is that they're kind of both me. It's kind of a conversation that I'm having with myself inside my head. And I think it's that way for a lot of cartoonists. And Phoebe is me if you just made me 9 years old and let me ride a unicorn to school every day. Mm-hmm. And Marigold is sort of, she's sort of my ego. She's sort of the voice inside my head that says, hey, you're great, without any of the other voices saying what you're all your flaws. And I don't know that one is necessarily a stronger personality than the other, because they tend to just keep up with each other. You know, they tend to strike a good balance. Ok, allora Dana ci diceva che Phoebe, Emma, è un po' la se stessa di quando aveva 9 anni, e Marigold è un po' il suo ego che la incoraggiava, le diceva sì, sei fortissima, sei bravissima, nonostante tutti cancellava un po' i suoi difetti e le sue pecche. Non saprei dire quale delle due è la più forte, perché in fondo è come se si ricorressero, no? E ognuna cercasse via via di stare al passo dell'altra, quindi è più una battaglia al photo finish, ecco. Tantissime sono le immagini che usi nel tuo racconto. Ce n'è una che in particolare mi ha colpito e probabilmente colpirà anche tutti i lettori, è quella degli scudi. Tu parli di scudi a un certo punto, durante tutto il racconto, cioè lo scudo della noiosità, lo scudo dell'assecondamento, lo scudo del fastidio. Cosa sono questi scudi? Okay. Da dove arrivano? We're really curious to know about shields. There are many different shields in your book, and we would like to know the origin. Where do they come from? You mean stuff like the shield of boringness? Exactly. Shield of boringness was the first one that I came up with, and mostly that one started out as a literary device that
helped me explain why Marigold isn't just constantly being mobbed by humans who are like, oh my gosh, a unicorn. You know, it seems like she should be scoring like the Beatles, trying to go out in public every time that there are other humans around. And as a way of getting around that, when Marigold can actually have a conversation, I came up with a spell that makes unicorns seem uninteresting to humans so they can go about their business. Shield of Boringness just seemed like a funny way of describing that. And after that, it's sort of other stuff logically flowed from there. Anytime I sort of need something like that to happen, writing a magical creature is a lot of fun because anytime you need something to happen, you can just have it magically happen. And so Shield of Boringness and everything else like that, it's just sort of my way of having what I want to have happen. Ok, allora il primo che ha inventato è stato lo scudo della noiosità ed era un, diciamo, un artificio narrativo che le serviva per permettere a Marigold di avere delle conversazioni con gli umani, no? E far sì che qualunque essere umano appena la vedeva non si bloccasse esterrefatto di fronte a questa visione magica e bellissima, potesse avere una conversazione con lei. Quindi poi anche tutti gli altri, diciamo, questi espedienti magici sono stati tutti funzionali alla storia e allo sviluppo anche delle conversazioni dei personaggi. Ok, attorno a Emma e Marigold c'è tutto un universo di altri personaggi, ci sono appunto i compagni di scuola più o meno simpatici e i genitori di Emma. Dove attingi l'ispirazione per le tue storie, anche perché dimostri di conoscere molto bene quello che è il mondo dei ragazzini. Okay, there are many characters around Phoebe and Marigold. Where did you get the inspiration for these the world of young kids? A lot of the characters around Phoebe and Marigold are based on real people in my life. You know, I said that Phoebe and Marigold are both kind of me, particularly Phoebe, but really both of them. And like Phoebe's mean friend Dakota is kind of based on my sister Nicole, which wasn't the original idea for her, but Nicole really liked her when I started drawing her, and Nicole was sort of, ooh, I like this kid. And then she sort of ended up coming up with a lot of Dakota's lines and sort of shaping what the character ended up being like. So Dakota is basically, yeah, she's my sister Nicole at this point. Phoebe's friend Max is my husband David. Phoebe's dad is based heavily on my friend Ben. Phoebe's mom is kind of my mom, but kind of also me. A lot of the time, the inspiration for those other characters just comes from people who are around me. That's one of the fun things about writing comics. You can sort of draw on the personalities around you. Ok, sono tratti dalla sua vita, sono personaggi che hanno a che fare con la sua esperienza, visto che ci diceva prima che sia Marigold che Phoebe, ma soprattutto Phoebe, sono un po' se stessa. Ha citato per esempio Dakota, l'amica cattiva, è ispirata a sua sorella Nicole. Quando ha cominciato a disegnare il personaggio di Dakota, Nicole l'ha visto, gli è piaciuto molto e molte delle battute di Dakota vengono proprio da sua sorella Nicole. Poi diciamo la mamma è ispirata alla sua mamma, ecco, quindi trae molta ispirazione, come fanno tanti altri fumettisti, dalla sua vita personale. Nel tuo racconto si traspare un grandissimo talento per arrivare a dei livelli di poesia davvero
alti, senza mai però cadere nel, appunto, nello zuccheroso e nel melenso. In particolare, per fare un esempio, verso la fine di questo primo libro c'è quella bellissima vignetta con le foglie sull'albero, la foglia sola, e questo appunto è una davvero poesia pura. Ecco, volevo chiedere qual è il segreto per, e poi nella vignetta dopo c'è già la battuta ironica, no? Qual è il segreto per ottenere questo effetto? Gabriella was referring to, and she was showing the page with the leaf, the leaf which stands alone on up on the tree, and immediately after comes the ironic, witty line. What's your secret? How do you manage to go from a poetical peak to the irony? That's a good question. I think part of it is necessity, just the format I've chosen to work in. As comic strips, you sort of have to say something either funny or witty about every fourth panel. And so you're sort of looking for both all the time. I sometimes say that as a writer, there's just sort of a part of my brain that processes everything that way, that everything that happens to me, everything that people around me say, part of me is always sort of going, is this funny? Is this interesting? Would it be fun if a unicorn did this? And I guess I've sort of come to realize that most things are both a little bit profound and a little bit absurd. And it can be fun to sort of point both of them out at once and let those sit next to each other in the comic, if that makes sense. Quindi Dana ci stava dicendo che cerca di trarre ispirazione da quello che le succede nel quotidiano. Qualcuno le dice qualcosa e lei si domanda: ah, questa cosa è interessante, fa ridere, come starebbe in nella vignetta di un fumetto? Perché secondo lei moltissime delle cose che succedono, che ci capitano tutti i giorni, sono al tempo stesso sia profonde che ironiche, e hanno anche quindi un lato più, un aspetto più leggero, e la bellezza anche del lavoro che fa è quella di riuscire a tenere insieme le due cose. Allora direi che c'è proprio riuscita. You really made it, because that's what we got. That's the message we got. Profound and witty and irony bound together. Thank you. Penso che sarà anche quello che scopriranno i nostri, appunto, giovani e non solo giovani lettori italiani. Yeah, we think that's what our young and not so young Italian readers will find in your book as well. I really hope so. I love comics as a medium for that reason. Like, there's really nothing else quite like it. It's so direct, and it can be funny and profound and all at the same time, and I loved reading comics as a kid. I love writing them now. Secondo lei, appunto, è proprio questo il bello dei fumetti, ed è anche il motivo per cui le è sempre piaciuto leggerli. Hanno di tenere insieme entrambi gli aspetti, dicevo, certi tratti più profondi, più seri, poetici, e certi tratti invece più comici, divertenti. Okay, ci ha detto che appunto gli unicorni le sono sempre molto piaciuti, ma volevo chiedere se lei da bambina ha avuto un amico immaginario, non necessariamente un unicorno. We're curious to know if when you were a child, did you have an imaginary friend? Kind of. When I was really little, I remember having a couple of imaginary friends, and that actually got a little bit dark, which makes it interesting to talk about in an interview like this one. But when I was I had these two imaginary friends, and then when I was
4 or 5 years old, my great grandmother was hit and killed by a car. And so I declared that one of my imaginary friends had been hit and killed by a car because I think it was my way of processing that loss. Mm-hmm. That has nothing to do with Marigold at all. It's just my story about having an imaginary friend. I understand that some children have imaginary friends that are sort of real to them and they sort of like almost see and communicate with them. And it wasn't really like that for me. I just sort of liked pretending that there were people around me. It was a game I was playing. Now, Marigold, of course, isn't imaginary. And I actually am sometimes surprised how often I end up explaining that, because I think because of Calvin and Hobbes, because, you know, Calvin and Hobbes is one of the greatest and most famous comic strips ever, and Calvin's friend Hobbes is pretty clearly imaginary. And so that's sort of the template, that's sort of the standard that people apply, and they're like, oh, is Marigold imaginary? No, Marigold is actually there. She's as real as Phoebe is. Sì, dunque, allora, quando lei era piccolina ha avuto un paio di amici immaginari, c'è anche una piccola nota dark, se vogliamo, perché uno di questi era una persona uccisa da una macchina, ma perché? Perché la sua bisnonna purtroppo è stata uccisa da una macchina, è stata investita da una macchina, e quindi forse questo è stato il suo modo di elaborare il lutto. È vero che ci sono molti bambini che pensano che il loro amico immaginario sia vero, esista davvero, possano davvero parlare con lui o lei. Nel suo caso non è stato proprio così, per lei era un gioco, cioè faceva finta di avere questi amici immaginari. E fa l'esempio anche di Calvin and Hobbes, da cui può aver tratto ispirazione per amici immaginari, perché Hobbes è un amico immaginario, però ci tiene a sottolineare che Marigold non è un amico immaginario, Marigold esiste davvero. Appunto, Marigold esiste davvero, come appunto esiste davvero Emma l'unicorno adesso nelle nostre librerie. Io penso che i nostri lettori e lettrici si affezioneranno moltissimo a questi personaggi e appunto penso che non vedranno l'ora di leggerne ancora, e me lo auguro davvero, ringraziando Dana per l'intervista e per questo bellissimo appunto libro che ci ha regalato, e direi anche Laura che appunto, a parte di tradurre l'intervista, ha tradotto il libro e quindi ha fatto in modo che i lettori italiani appunto potessero conoscere questi due personaggi. Okay, so thank you, Dana, for this interview and for your great book, which is finally in our Italian bookshops. And we really think the Italian readers will fall in love with Phoebe and Marigold, Emma and Marigold. And we hope to read more books from you, and for my part, I hope to translate the other books by Phoebe and a unicorn. Well, thank you very much. I really enjoyed it. Thank you very much for talking to me. It's been really fun, and yeah, I really hope that Italian children enjoy these books. Okay, quindi ci ringrazio per Luca. Ah sì, no, ci ringrazio per questa chiacchierata, è stata molto divertente, spero che i nostri lettori italiani si divertano con questo suo libro. E noi speriamo che a Luca Comics del 2021 potremo incontrarci di persona. We hope to meet you in person in the 2021 edition of Luca Comics. Well, if it's possible, I will be there. Okay, we will be waiting for you. Okay, se sarà possibile, ci sarai, noi l'aspetteremo.
Thanks so bye. Much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye Dana. bye. Ciao Laura.